La danza è uno sport, impegno, passione e studio. Valori fondamentali che hanno permesso a Rosalba Barattini, fanesi di 31 anni, di raggiungere una costellazione di successi nella sua disciplina, fino a ottenere il titolo di campionessa italiana di tutte le categorie di ballo latino. Rosalba, io definirei la sua una vita a tempo di musica. Da quando il ballo è entrato a far parte della sua vita? Allora, a me il ballo da sempre, diciamo, è stata la mia passione. Però purtroppo non ho potuto iniziarlo prima per problemi economici, perché poi la danza sportiva è abbastanza dispendiosa. E quindi diciamo che a livello poi costante, ho eseguito a livello costante il ballo, saranno da 5-6 anni, perché comunque sia prima la danza sportiva era solo di coppia, mentre ora la posso praticare anche da solista e questa è una grandissima novità. E quindi prima, essendo di coppia, trovavo ballerino, però dopo di poco smetteva e quindi dovevo fermarmi anch'io per vari anni, quindi è stato un po' altalenante, ecco, perché poi trovare ballerini era molto molto complicato. Poi è entrata a far parte di una scuola di ballo? Sì, ho iniziato qui a Fano e poi dopo ho trovato ballerini di Vicenza, di Roma, e infatti dopo sono entrata a far parte di questa scuola di ballo di Roma. E poi dopo purtroppo mi sono dovuta fermare. Poi sono iniziate delle gare, Sì, io l'ho sempre voluto comunque sia fare a livello agonistico il ballo, mi è sempre piaciuto mettermi in gioco, mettermi in discussione e quindi ho sempre voluto fare gare. E in Italia ho fatto varie gare e ho vinto a luglio il campionato italiano di categoria, mentre adesso ho vinto il campionato italiano assoluto. In pratica a luglio era solamente la mia categoria, invece ora è tutte le categorie, sono diventata campionessa. Che soddisfazione si prova? Una soddisfazione indescrivibile, perché comunque vedi realizzati tutti i tuoi sacrifici, tutti i sacrifici anche della tua famiglia, ma soprattutto per me il ballo è sempre stato un trasmettere emozione, e quindi se comunque io riuscivo a trasmettere emozione, per me, diciamo, io avevo già vinto, però che questa cosa è riuscita anche a vedersi con il risultato è il massimo per me, è una soddisfazione grandissima. E per raggiungere questo obiettivo si è dovuta anche scontrare talvolta con la famiglia? All'inizio solo, prima che magari scoprisse il mio talento, c'è stato un pochino di scontro, però dopo assolutamente mi ha sostenuto, anzi, se non fosse stata per mia mamma, lo devo dire, io non sarei qui. Non sarei qui perché, appunto, quando era uno sport di coppia, mia mamma che mi accompagnava a Vicenza, mi accompagnava a Bologna, mi accompagnava a Roma, sacrificando anche la sua salute, il suo denaro, tutto, e io gli devo tutto. Prossimo obiettivo? Prossimo obiettivo è a luglio, e che ci sarà di nuovo il campionato italiano, ma di categoria questa volta, e poi l'europeo e il mondiale. A chi dedica questa vittoria? A mia mamma, assolutamente. Perché come ho detto, mia mamma, a parte che se non fosse stato per lei tutte anche umiliazioni che ho avuto magari nel mondo del ballo, io non sarei riuscita a superarle, perché avevo sempre una spalla su cui comunque appoggiarmi, e quindi lei è stata il mio bastone, diciamo, il mio supporto, e senza di lei non sarei potuta neanche arrivare qui.